Permesso? Commissario Tempera, come va? Disturbo? Ah, Natassa, lei non disturba affatto. Come va da pensionato? Benone, benone, anche se devo essere sincero, continuo a strizzarmi il cervello alla ricerca del bandolo della matassa. Mia moglie non ne può più. Ma dai, e sarebbe? È che ogni volta che esco a prendere il pane o il giornale mi perdo via e torno sempre dopo un'ora. Ma non mi dica, non avrà mica l'amante alla sua età? Ma quale amante d'Egitto? Io mi struggo alla ricerca del bando della matassa, poi non mi ricordo neanche il motivo per cui sono uscito di casa, non mi ricordo un tubo di niente, soltanto dopo un po' mi viene in mente qualcosa. Scusi, ma si organizzi, si scriva su un bigliettino le regole di ingaggio per Diana, che sua moglie sta in pensiero. Vabbè, voi giovani volete sempre avere ragione, ma avete avuto solo fortuna. Ma cambiamo argomento. E se posso chiedere come stanno andando le vostre indagini, com'è che è avvenuto questo ritrovamento del quadro? Ma siete sicuri che la tela è autentica? A che punto siete? Sì, sì, certo che può, ci mancherebbe. Il barone e i suoi scagnozzi non hanno parlato. Scontata la loro pena di 10 anni, hanno cambiato aria. Ora sono in Spagna, risulta. Per tutti i pennelli di Gustav Klimt, ma da dove salta fuori questo quadro falso? Non si è capito da che parte è arrivato e chi ha rifilato questa crosta al barone. E nessuno sa qual è il quadro. Lo sai che qual è il quadro? Ma il quadro di una donna, no? Ma qua è pieno di quadri di donne! Uffa! È che cosa l'ha detto me? A me i custodi mi hanno detto che è il quadro di una donna. Ho capito, ma su di qua ci sono centinaia di quadri. Come facciamo a trovarlo? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Via, 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 via. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Per fortuna, non c'è proprio nessuno. Ho avuto paura che ci fossero i ladri. Sono qui, che vogliono prendere, secondo me, il quadro della donna del Klimt. Quella là in fondo nell'angolo, l'abbiamo nascosto bene, non lo sanno che è quello lì. E allora io adesso me ne ritorno a dormire e spero che stanotte non venga nessuno a risvegliarmi. Hai capito dov'è? Ma certo, ma è quello là. È proprio brutto, eh? Sì, ma vale un sacco di soldi. Ma è proprio brutto, vale un sacco di soldi. Ma è proprio brutto, ma vale un sacco di soldi. Ma adesso cosa facciamo? Aspetta, che lo metto nel sacco. Vado a prendere il sacco. L'hai preso? Sì, l'ho preso. Eccolo qua. L'ho messo in un bel sacco nero della spazzatura. Così. Pensa che stiamo portando via un sacchetto del rodo, invece c'è un bel quadro del Klimt. Silenzio, piano, 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 piano. E ora il primo ladro! Grazie.
grazie, grazie, grazie signori, grazie signori. E ora il mio compagno di avventure, il nostro secondo ladro. Ma grazie, veramente grazie. Siete stato un pubblico meraviglioso, ma non possiamo dimenticarci la dama della notte. Grazie, molte grazie, molte gentili, grazie, veramente, veramente, amiamo tutti, siete splendidi. E ultimo, ma non ultimo, il burattinaio. Abbiamo il reo confesso del furto, lo interrogo a breve per capire anche tutti i trascorsi dal furto alla riconsegna, per capire chi c'è dietro tutto questo. Ma certo, ma se vuoi essere un bravo investigatore devi capire perché è stato rubato nel 97 e devi capire perché è stato rubato, se volevano fare un falso oppure delle coppie. E chi lo sa? Il reo confesso è un certo Joe Fake, forse anche falsario. Fino ad ora è rimasto cucito come una trapunta. Comunque stiamo indagando su certi personaggi noti alle forze dell'ordine per il loro passato poco onesto, persone abili nel furto di opere d'arte e falsificazione. Bene, bene, molto bene. E allora tenetemi al corrente di come vanno le vostre indagini, che sono proprio curioso di sapere come andrà a finire questa storia. Adesso devo andare prima che il panettiere chiude, perché sennò chi la sente poi mia moglie. E allora, bocca al lupo, commissario. Va bene, Natassa, arrivederci.
Commissario, è inutile che insista. Non posso dirle la matassa della cosa. Troppo complicata. Lasci perdere. Proviamo una cabala. E dormiremo tutti sonni tranquilli. Col cazzo che lascio perdere. Non devo lasciar perdere. Altrimenti che il commissario del Liga sarei, dica lei che commissario sarei. Ci sono commissari che accettano anche compromessi. Non ci sarebbe nulla di male. Eh no, per chi mi ha preso. Adesso basta. O mi dice chi c'è dietro a tutta questa storia, o la chiudo in un metro quadro senza luce per un mese e vediamo se accetta lei i compromessi. Va bene? Invece, se collabora, la mandiamo agli arresti domiciliari in collina e si potrà scolare tutte le birre che vorrà.
però non dica che sono matto. Quello che io sto per dire non è da tutti. Cioè? Ma mi racconti tutta la storia, dall'inizio. Sentiamo. Notiziona sulla libertà. Una studentessa aveva scoperto il doppio ritratto alla Ricci Oddi. Noi del mestiere ci siamo citati subito alla cosa. Poi mi è arrivata una telefonata importante. Ora le dico, era un trafficone sudamericano che, sentita la scoperta del doppio ritratto, aveva già trovato un compratore disposto a pagare una cifra notevole. Sarà in gradire? Di chi sta parlando? Chi è questo trafficone? Chi era? Adesso non c'è più. Lo arrestarono per un'altra storia. Ora in galera in Venezuela. Ma non importa. Mi creda. Le cose non sono andate come lei potrebbe immaginare. C'è una storia fantasy. Mi creda. Fantasy. Un corpo. Mi prende per i fondelli da depistare con delle fantasy. I fantasmi non esistono. Avanti. Ingaggiato dal tale, mi sono intrufolato alla galleria Ricci Oddi come restauratore e cominciai nelle notti a copiare l'originale, che era custodito nel laboratorio restauri. Volevo fare una coppia perfetta, da mettere al posto dell'originale. Nessuno avrebbe dovuto accorgersi del furto. Avrei finito il falso in 2 settimane. Mannaggia! Che vuol dire avrei? Che è successo? Ero a metà lavoro quando il dipinto originale fu rubato. Diedero la notizia 2 o 3 giorni dopo aver cercato in ogni luogo. Pensavano a uno scherzo di custodi, che erano sempre stati un po' dei burloni di loro, ma niente, il dipinto era stato rubato veramente. Quindi non lo ha rubato lei il dipinto? Certo che no, anzi, ero incazzato nero, mistero assoluto, nessuna traccia. Lasciarono una cornice su un cernaio, chissà, forse per ripistare. Ma lei, il falso, l'ha ultimato, vero? Passata l'incazzatura, ho finito per avere meglio il falso del dipinto, senza il ritratto sottostante. Ho cercato di piazzarlo a dei malavitosi nel 2007, ma la cosa andò male. Il commissario Matassa si fregò con una soffiata. E la storia sa anche lei. Poi più nulla fino a... Ecco, bravo. Mi dica per benino in particolare e da dove è spuntato l'originale. E perché lo avete fatto ritrovare? Qui viene il bello. Non mi crederà mai, commissario. Io glielo ho detto. È una storia molto fantasy. I fantasmi non esistono. Fuori il rospo, fuori la storia e fuori tutti i nomi. Thank you.
Dal 2007, calma piatta. Solo voci di qualcuno che voleva speculare sul furto. Nulla di più. Poi, a dicembre 2019, mi è apparso lui. Lui chi? Il fantasma? Cavolo, commissario. Come ha fatto a capirlo? Ma va là, stavo scherzando. I fantasmi non esistono. Esistono? E come? Mi creda. Mi apparve chi? In persona. Ops! Il fantasma! Mi consegnò il dipinto del ritratto, ordinandomi di portarlo e nasconderlo in un incavo esterno della galleria. Lui mi disse che dovevo telefonare in questura e confessare il furto del dipinto nel 97, ma che dovevo anche dire loro dove ritrovarlo. Tanto l'accusa di furto era caduta ormai in prescrizione e che non dovevo preoccuparmi. Quindi lei mi sta dicendo che il fantasma di Klimt le ha dato il quadro rubato? E dovrei crederle, ma mi prende per un cretino. Ti giuro, è proprio andata così. Va bene, va bene. Facciamo per finta che io possa credere per un secondo a questa fantasy. Ma allora, chi lo ha rubato, sto benedetto quadro? Rubai io il mio dipinto. Scherzo di cattivo gusto, sto sognando. Ma è lui? Senza peli, ma è lui. Gusto, ma perché ti sei spalmato? Questo è una cosa che non ti riguarda, o meglio. Ora le svenze! Io l'avevo detto, è una cosa molto strana. Non mi crederà nessuno. Finalmente lei prova. Klimt in persona, in fantasma, ma per quale motivo lo avrebbe rubato? Una sera semplicemente lo prese, fu dopo che la studentessa lo scoprì, per gioco i due custodi della galleria lo nascosero, era uno scherzo. E fu allora che io mi arrabbiai. La mia adorata Ari, la ragazza col cappello che dipinse nel 1920, morta giovane e suicida, non meritava tutto questo trambusto. Ma ormai il mistero era stato svelato. E così rubai il dipinto. Anche perché non volevo lasciarlo in mano a speculatori culturali. Allora lei, Klimt, voleva bene alla ragazza? Ari. Ari era la mia pupilla, era la mia amica migliore. Dipinse di lei un ritratto di signora, che cancellasse il ritratto che avevo fatto, perché portava dentro di sé una morte apparente. La dipinse per ricordarla come volevo io, bella, giovane, per lasciarla con una memoria. Di luce e di brillantezza. Tutti questi anni, e perché proprio ora e non prima ha restituito il dipinto? A dicembre lui venne da me e mi implorò di restituirlo. Lui chi? Stefano. Stefano chi? È proprio lui? È proprio quello che penso io? Sì, è stato lui. Amava la sua piacenza. Ora è contento che i due quadri di ritratto di signora siano rimasti a Piacenza.
tutti sono contenti. Questa storia finisce qui. Ora tocca ad altri fare una leggenda. Qui ci vuole un compromesso. È quello che le avevo detto. Above the soulless sky.